Un'altra puntata, un'altra pillola dedicata alla pubblicazione, la cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera. Vogliamo dare la possibilità di usufruire di questi attrezzi, di questi strumenti che Giovanni Matera da imprenditore vuole dare a chi si affaccia al mondo dell'imprenditoria, soprattutto sotto l'aspetto, diciamo, proprio motivazionale ed emotivo. Quindi ci stiamo occupando di vari capitoli del libro. Mi ha colpito in modo particolare una frase, il cappuccino, anzi il titolo, il cappuccino tanta schiuma e poco latte. Ovviamente si fa È una riferimento metafora. all'economia, quindi anche Sì. l'aspetto, proprio gli aspetti legati Sì. all'economia. C'è anche una bella vignetta. Cosa vuol dire con questa espressione il Beh, cappuccino? noi tutti sappiamo, ricordiamo bene cosa è successo nel 2007-2008, la crisi prima finanziaria, poi economica. E praticamente in quel momento noi ce ne siamo accorti che la metafora del cappuccino, il cappuccino è fatta da tanta schiuma, ma togli, togli, togli la schiuma, alla fine di caffè ce ne siamo accorti che era molto poco. Praticamente vivevamo in un'economia al di sopra delle nostre facoltà, sia come famiglie sia come aziende. Poi la crisi ci ha fatto scoprire che poi di economia veramente ce n'era ben poco. E come anche noi come azienda eravamo abituati a un modo di lavorare, cioè i clienti ci venivano addosso, bussavano alla porta, poi ce ne siamo accorti che i clienti dovevamo andare a cercare. Praticamente un'altra metafora è come un grande lago, una grande economia. Noi andavamo a prendere l'acqua con le ciabatte perché era molto facile. Piano piano, piano piano questa acqua si è ritirata, nel lago di acqua ne è rimasta ben poco. Beh, in questo momento dobbiamo indossare gli scarponi e andare alla fonte, cominciare a salire alla sorgente da dove viene l'acqua. Quindi cosa significa? Fare quelle cose che nei momenti di economia che andava bene sapevamo di fare ma non facevamo. Beh, oggi dobbiamo tornare a fare quelle cose che ci hanno portato le aziende quando eravamo un pochettino più poveri. Diciamo che è una regola universale che possiamo adattare a ogni tempo. Ogni tempo, noi quando le cose vanno bene sappiamo di fare delle cose e non le facciamo. Quando poi cambiano le situazioni dobbiamo ritornare a fare quelle cose che sapevamo di fare però che non avevamo smesso di fare. Vuoi aggiungere qualcos'altro sul Sì, cappuccino? di questa economia che si è creata, quello che è successo nel 2007-2008, praticamente c'è sempre ancora la paura che succeda di nuovo. Perché? Perché dopo la crisi del 29 furono presi dei provvedimenti. La crisi del 29 fu un po' paragonabile al 2007-2008, anzi so che fu ancora peggio, io non c'eravamo. Praticamente quale fu posto il riparo? Il riparo fu questa, fu fatta una legge dove venivano separate le banche commerciali dalle banche finanziarie. Dopo, negli anni 50-60, il tutto è andato a finire che si sono un po' accorpate di nuovo. Praticamente la banca commerciale fa il lavoro della banca finanziaria fa il lavoro, diventato di nuovo un tutt'uno. Beh, sarebbe auspicabile, per non stare sotto questa mannaia dell'economia, che possono scoppiare delle bolle all'improvviso e tanti piccoli risparmiatori ne possono passare i guai. Cioè, sarebbe auspicabile, sembra che se ne stia parlando finalmente, di separare le banche commerciali dalle banche finanziarie. Allora, un piccolo risparmiatore che porta i soldi nella banca commerciale, poi vado io come imprenditore che ho un progetto, la banca deve prendere quei soldi e darli a me per sviluppare quel progetto. Chiaramente, pagando io pago l'interesse e l'risparmiatore riceve degli interessi. Mentre chi vuole giocare in borsa, alla roulette russa, an può andare benissimo nelle banche finanziarie. Però se salta una banca finanziaria è perché tu vai a perdere i soldi e se ne sei consapevole che stai giocando alla roulette russa. Però le banche commerciali non possono giocare in borsa e poi arrivare sul lastrico, sul fallimento e danneggiare anche i piccoli risparmiatori. Spero che questo messaggio arrivi anche a chi deve arrivare, alla classe politica.